La Camera, con 357 sì, 125 no e 7 astensioni, approva la riforma del Senato che ora torna a Palazzo Madama. Proteste di SEL e del Movimento 5 Stelle che esce dall'aula. Il voto contrario espresso da Forza Italia spacca il partito. In una lettera inviata a Berlusconi, 17 parlamentari spiegano il proprio dissenso. E per l'ex Cavaliere oggi c'è anche l'attesa per la sentenza Ruby in Cassazione. Renzi twitta, ora un paese più semplice e più giusto, mentre da Bersani arriva l'alta l'Italicum, adesso, dice l'ex segretario, deve essere cambiato. È il giorno della verità nella Lega, attesa nel pomeriggio la decisione del comitato di disciplina su Tosi che fa sapere, in caso di espulsione potrei candidarmi. E sul futuro del Movimento 5 Stelle parla Casaleggio, nessun passo indietro, mio o di Grillo. Il nostro obiettivo è il reddito di cittadinanza, siamo pronti al confronto, ma Renzi va avanti a colpi di fiducia. Il nuovo anno non comincia bene per la produzione industriale italiana. Il calo registrato dall'Istat è dello 0,7% a gennaio su base mensile e sale ad oltre il 2% rispetto al gennaio dello scorso anno. Sorride però il settore dell'auto con un più 35,9% ed è sempre più difficile per le imprese e le famiglie ottenere un prestito, secondo quanto reso noto dalla Banca d'Italia. Tragedia nei cieli argentini, due elicotteri impegnati in un reality della televisione francese si scontrano in volo, tra 10 vittime tre campioni dello sport, la velista Florence Artaud, la prima donna a competere, la traversata della rota del Rhum, la nuotatrice Camille Muffat, le bossere Alexis Vastine, ancora ignota la causa del disastro, il cordoglio del presidente Hollande. A 12 giornate dalla fine la Juventus batte 1-0 il Sassuolo con un gol di Pogba e ipoteca lo scudetto, staccando la Roma di 11 punti con 4 gol alla Fiorentina. La Lazio vola al terzo posto agganciando il Napoli e portandosi a 4 punti dalla squadra di Garcia. Buongiorno, benvenuti al telegiornale della 7. Dunque, cominciamo dalla politica perché quella di oggi è davvero una giornata intensa, visto che poco fa la Camera in seconda lettura ha approvato le riforme costituzionali volute dall'esecutivo, dal governo di Matteo Renzi. Un voto finale a cui manca a questo punto solo il sì conclusivo del Senato, che voterà per la sua stessa trasformazione. Dunque comprensibile la soddisfazione del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, del Ministro per le riforme Maria Elena Boschi, mentre Forza Italia, come annunciato ieri da Silvio Berlusconi, ha votato no, anche se spaccata, con un largo fronte di dissenso al suo interno, no anche da parte della Lega di Matteo Salvini, mentre il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo ha scelto l'Aventino, ovvero ha lasciato l'aula. Vediamo il servizio. Voto riforme, ok alla Camera, un paese più semplice e più giusto, bravi tutti i deputati. Arriva come sempre via Twitter il commento a caldo di Matteo Renzi sul via libera della Camera alla riforma del Senato, passata con 357 sì, 125 no e 7 astenuti. Un sì senza sorprese, senza colpi di scena. Dopo giorni di tensione anche la minoranza del PD ha infatti deciso di dare il proprio voto favorevole, a parte una manciata di ribelli, fra i quali Pippo Civati e Stefano Fassina, che hanno deciso di mantenere il punto per dare un segnale di dissenso. Il voto a favore di Area Riformista però non sarà senza conseguenze. Se si vota oggi così com'è la riforma costituzionale, poi bisogna cambiare la legge elettorale, altrimenti io non sarei in grado di votarla, aveva avvertito questa mattina Pierluigi Bersani prima delle dichiarazioni di voto, lasciando chiaramente intendere che la battaglia adesso si sposta in Senato. Dopo tensioni e ripensamenti, alla fine anche Forza Italia ha ritrovato una parvenza d'unità sulla linea di rottura totale imposta da Berlusconi. Gli azzurri più moderati e filo patto del Nazareno, una ventina di deputati in tutto, hanno infatti deciso di votare contro la riforma, esprimendo però il loro forte dissenso in una lettera. Voto contrario anche da Lega e SEL, mentre il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto, Presidente, rimanendo sull'Aventino. Governo, in aula c'era solo colleghi. Il deputato Danilo Toninelli. È davvero doloroso per me essere qui oggi, ma lo faccio con l'orgoglio di chi ha il compito di testimoniare la contrarietà del Movimento 5 Stelle ad un tentativo di rovina della Costituzione che è stato imposto con metodi fascisti.
Con il sì della Camera alla riforma del Senato, adesso tutta l'attenzione politica è concentrata sulla legge elettorale in discussione a Palazzo Madama, dove sia Forza Italia che minoranza Dem attendono al varco Renzi, che comunque anche sull'Italicum non vuole concedere nulla, convinto che eventuali modifiche alla struttura portante del testo lo farebbero sprofondare in una palude dalla quale sarebbe impossibile uscire. A dispetto delle richieste di aggiustamenti della sinistra del PD, Renzi manterrà la stesura concordata con Silvio Berlusconi nel loro ultimo incontro. Da parte sua, l'ex cavaliere guarda anche lui all'Italicum nella speranza di trovare un modo di ricucire con Renzi, anche se prima dovrà fare i conti con le varie anime che agitano il suo partito, anche se oggi gli hanno dimostrato lealtà e appoggio. Una Camera spaccata dunque, nella quale si ripropongono le divisioni che si erano già registrate a metà febbraio durante il voto sugli emendamenti, quando le opposizioni avevano finito per lasciare l'Aula, uno scenario oggi che è stato però attuato, come abbiamo già sentito, solo dal Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Nessun passaggio di consegne, la guida del Movimento 5 Stelle rimane saldamente nelle mani di Beppe Grillo e Gian Roberto Casaleggio. Non è previsto per noi un ruolo defilato, risponde chiaro e tondo Casaleggio intervistato oggi dal Corriere della Sera. Prima o poi succederà, non ora precisa, una correzione di rotta. Solo 6 giorni fa era stato Grillo a dire proprio al Corriere che in realtà la fase di cambiamento interno era avviata, con il coinvolgimento nella gestione di più persone. Non andrò in tour come prima, ho dei sostituti meravigliosi, le parole ancora di Grillo a conferma del graduale disimpegno, smentito ora da Casaleggio. In campo dunque per confermare la linea, dialogo con tutti, senza preclusioni ma solo in Parlamento, quindi niente più vertici da trasmettere in streaming, il confronto sulla riforma elettorale può essere considerato un'esperienza da consegnare agli archivi. Esperienza che sicuramente non si ripeterà per discutere di riforma della RAI. PD e Movimento condividono la necessità di un intervento, questo non vuol dire che ci sarà un summit, stronca le illazioni Casaleggio. Si discute in Parlamento, per noi il modello deve scindere nettamente la politica dall'informazione. Quindi nessuna ingerenza da parte dei partiti e neppure dal governo. La BBC può rappresentare un punto di riferimento, scopre le carte il cofondatore dei 5 Stelle, che rilancia sul reddito di cittadinanza, provvedimento che, dice, può togliere dalla disperazione milioni di poveri. Siamo disponibili al confronto sulle nostre proposte, soprattutto sul reddito di cittadinanza, ma Renzi procede a colpi di fiducia, stroncando qualsiasi discussione, attacca Casaleggio. Aspettiamo le proposte migliorative in commissione o in aula, replica poi alle critiche del responsabile economia del PD Filippo Taddei. Anche ai 5 Stelle si rivolge questa mattina al ministro Poletti, che lancia il piano del governo contro la povertà da presentare entro giugno. Dentro ci sarebbe anche uno stipendio minimo per i disoccupati. Nessuna attenzione dedica invece Casaleggio alla sfida lanciata dal senatore ex 5 Stelle Lorenzo Battista, che ha rivolto un appello agli altri fuoriusciti per mettersi insieme ed entrare nella maggioranza, con tanto di richiesta di un ministero. La proposta è stata stroncata da quasi tutti i colleghi di Battista, ne risponderà agli elettori il laconico commento di Casaleggio. La Lega, che fa opposizione in aula alle riforme costituzionali, rischia però di spaccarsi al suo interno. Infatti il verdetto su Flavio Tosi è in arrivo. L'ora X è alle 14 di oggi. La Lega Nord attende entro quell'ora le decisioni del ribelle Flavio Tosi, a cui è stato intimato dal Consiglio federale la scorsa settimana di abbandonare la sua fondazione Ricostruiamo il Paese, di rinunciare alla lista elettorale per le prossime elezioni regionali in Veneto e di accettare il mediatore commissario Giampaolo Dozzo, imposto alla Liga Veneta, di cui il sindaco di Verona è segretario. Se entro quell'ora in via Bellerio non arriverà la risposta che accetta le 3 imposizioni, allora Flavio Tosi decadrà automaticamente. In via Bellerio la parola d'ordine è prudenza, ecco perché l'out-out al sindaco di Verona è slittato dalla mezzanotte di ieri alle 14 di oggi. Qualcuno sostiene che nonostante tutto ci siano ancora piccolissimi margini per un accordo, ma sono rimasti in pochi quelli che credono in una Lega con ancora Flavio Tosi dentro. A metterci la faccia più di tutti è sicuramente il segretario Matteo Salvini, che si è schierato apertamente dalla parte di Zaia e, come continua a ripetere Tosi, ha forzato l'articolo 39 dello Statuto della Lega, che prevede ampia autonomia a livello regionale per la composizione delle liste e gli accordi elettorali.
Il rischio maggiore per il Carocci è soprattutto quello che Tosi, come ha lasciato intendere più volte, possa candidarsi contro Zai alla testa di una formazione di ribelli e centristi. Al sindaco di Verona guarda con interesse il nuovo centrodestra, che è pronto a sostenerlo se si candidasse. La Lega è casa mia da 25 anni, ripete Tosi, e siccome antepongo la coerenza, la linearità e la dignità, aspetto e vedo quello che succede. Oggi il sindaco di Verona è a Roma, dove questa mattina ha avuto incontri importanti, probabilmente per pianificare il suo futuro, da domani quasi certamente fuori dalla Lega. Salvini invece da Strasburgo rassicura tutti. Nessun rischio di perdere il Veneto, dice. Zaia ce la fa, anche se mi candido io, tu, Gesù Bambino e tutti quanti messi insieme per quello che ha fatto. La fuoriuscita di Tosi dal movimento comunque potrebbe avere ripercussioni anche a livello nazionale. Sembrerebbe infatti che 5 deputati e 3 senatori che si riconoscono nella linea Tosi potrebbero abbandonare il Carroccio. Un grosso problema per la Lega, che rischierebbe di non avere più il gruppo alla Camera, dove sono necessari 20 deputati. E potrebbe esserci un finanziamento illecito proprio alla Lega Nord dietro alla costruzione a Torino del grattacielo che sarà la nuova sede della regione. Questa mattina ci sono state nuove perquisizioni da parte della Guardia di Finanza. Una delle società, la COP7, che hanno vinto l'appalto, avrebbe versato 50.000 euro ad una associazione sportiva piemontese che organizza il tour della Padania. E adesso parliamo del processo Ruby, perché c'è il terzo grado di giudizio, ovvero in Cassazione. Staremo a vedere se i giudici decideranno di confermare o meno l'assoluzione in secondo grado. E dall'accusa di prostituzione minorile e concussione a Silvio Berlusconi, che era costata una condanna a 7 anni di reclusione, invece in primo grado. Riaprire il caso e rimandare gli atti a Milano. Era abbastanza scontato, ma adesso è ufficiale. La pubblica accusa in Cassazione ha chiesto l'annullamento dell'assoluzione di Berlusconi per il Ruby Gate e di rinviare tutto in appello per determinare la pena. Il Bunga Bunga oggi è all'ultimo grado di giudizio, il passo finale, 4 anni dopo lo scandalo. Il procuratore generale Edoardo Scardaccione, iscritto a Magistratura Democratica, la corrente di sinistra delle toghe che Berlusconi ha spesso attaccato nei suoi comizi, liquida tutto con una requisitoria di mezz'ora. La storia della nipote di Mubarak è da film di Mel Brooks, ci ha riso dietro tutto il mondo. La passione per le minorenni non era una coincidenza, l'ha scritto anche Veronica dopo la vicenda di Noemi Letizia. Berlusconi ha fatto sui funzionari della questura una violenza irresistibile. Il caso è in aula dopo le ultime rivelazioni dell'inchiesta Ruby 3, in cui Berlusconi è indagato per corruzione in atti giudiziari e soprattutto dopo le dimissioni dalla magistratura del presidente della Corte d'Appello Enrico Tranfa, in disaccordo col verdetto di assoluzione dell'estate scorsa. L'imputato, Silvio Berlusconi, in Corte d'Appello era stato appunto assolto da tutte le accuse, concussione e prostituzione minorile. Secondo i giudici d'appello, con la sua telefonata di notte da Parigi il 27 maggio 2010 al capo di gabinetto della questura Piero Ostuni, a cui aveva raccontato la storia di Ruby, nipote di Mubarak, l'ex presidente del Consiglio non aveva costretto il funzionario ad affidare la ragazza marocchina alla Minetti. Poi, sempre secondo la Corte d'Appello, non è provato che Berlusconi fosse consapevole che Karima El Marug fosse minorenne. La Cassazione ora potrebbe confermare l'assoluzione e chiudere il caso, oppure rinviare tutto a Milano anche solo per un capo d'imputazione. Per esempio, archiviare definitivamente la concussione e riaprire la prostituzione minorile o viceversa. Gli avvocati che oggi difendono l'imputato sono gli stessi che hanno ribaltato lo scorso luglio la sentenza di primo grado in cui Berlusconi era stato condannato a 7 anni di carcere e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Sono Franco Coppi e Filippo Dinacci. Coppi si è presentato in aula con un tutore al braccio e ha scherzato dicendo che gli era stato rotto da Ghedini. Lo storico legale dell'ex premier, che ha seguito tutte le battaglie giudiziarie di Milano, è assente. Anche lui è indagato nel Ruby 3. Il presidente della Corte d'Appello è Nicola Milo, considerato il giudice più esperto in materia di concussione. Il verdetto potrebbe arrivare già stasera. Ecco, ma l'emergenza in Italia è davvero quella dell'economia. Infatti, il giorno dopo lo scatenamento delle cosiddette armi non convenzionali da parte della Banca Centrale Europea, appare sempre più necessaria questa liquidità, e sentirete i dati della Banca d'Italia così come quelli dell'Istat che confermano uno scenario che per la nostra industria è ancora molto difficile.
Un gennaio da dimenticare sia per l'industria italiana che per le famiglie che continuano a tenere chiusi i rubinetti dei prestiti. Doveva essere il mese della svolta, quello in cui la produzione industriale avrebbe dovuto riaccendere i motori e far ripartire così la tanto attesa ripresa economica. Invece no, come registra l'Istat, a gennaio l'industria italiana ha invertito la marcia. La produzione industriale infatti è calata di oltre mezzo punto percentuale rispetto a dicembre, che invece aveva lasciato una scia positiva dopo tanti mesi bui, e del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2014. Un dato negativo che preoccupa molto, perché inatteso e poi perché allontana ancora la ripresa economica, con conseguenze pesanti sulla crescita del nostro prodotto interno lordo. A soffrire sono un po' tutti i settori economici del paese, da quello metallurgico a quello tessile, ma c'è un'eccezione piuttosto vistosa e si chiama autoveicoli, ossia principalmente Fiat. Qui la produzione continua il suo galoppo. A gennaio è arrivata a segnare quasi il 36% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, confermando così per la quarta volta consecutiva un trend di crescita a due cifre più che positivo. Motivo questo che, insieme alla riforma del mercato del lavoro, hanno fatto annunciare al numero uno della FCA, Sergio Marchionne, oltre 1000 nuove assunzioni alla ex Fiat. Dopo l'Istat anche le notizie che arrivano da Banca Italia non sono rassicuranti. Le banche, nonostante tutti gli aiuti arrivati dalla BCE, dal taglio del costo del denaro alle aste di dicembre scorso per comprare i titoli di Stato, continuano ancora a tenere i rubinetti del credito chiusi. E così nessun beneficio si è ancora trasferito nell'economia reale. I finanziamenti a gennaio sono calati di quasi 2 punti percentuali verso i privati, quelli verso le famiglie sono a meno 0,5%, mentre quelli verso le aziende sono crollati di quasi 3 punti percentuali. In aumento poi le sofferenze, che sono sopra la soglia del 15%. E in linea con le misure straordinarie della BCE di Mario Draghi, oggi a Bruxelles anche l'Unione Europea, il Consiglio dei Ministri finanziari ha dato il via libera politico al nuovo fondo strategico per gli investimenti. In pratica il primo passo concreto del cosiddetto piano Juncker da 315 miliardi di euro. Il tweet di Matteo Renzi arriva a riunione dell'Ecofin in corso. L'Italia parteciperà al piano Juncker con 8 miliardi da erogare attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, un accorgimento tra l'altro che eviterà di aumentare i livelli di debito pubblico. Il tweet di Jyrki Katainen, vicepresidente della Commissione Europea, arriva subito dopo con toni entusiastici. Grande notizia, scrive Katainen, che si spinge persino ad aggiungere un grazie mille in italiano. Stiamo finalizzando i dettagli, spiega poi Piercarlo Padoan, ma comunque questo è un segnale forte che qualcosa in Europa si sta muovendo. Gli 8 miliardi che verseremo come finanziatori ci mettono sullo stesso piano di Germania e Francia, mentre la Spagna ha promesso 1,5 miliardi. I ministri delle finanze dell'Unione stamattina hanno dato il loro via libera politico e adesso la Commissione avvierà il confronto col Parlamento. Anche se il tedesco Schäuble ha già ammonito, niente progetti scelti con criteri politici, altrimenti sarà difficile attirare gli investitori privati. Sì, perché dovrebbe essere questa la caratteristica dell'operazione, garantire liquidità pubblica attraverso un fondo da gestire con la Banca Europea degli Investimenti, da destinare a progetti che dovrebbero coinvolgere anche i privati e arrivare così a mobilitare nelle speranze e nelle previsioni oltre 300 miliardi di euro nell'arco di 3 anni partendo dal luglio prossimo. Obiettivo: creare 1 milione di posti di lavoro. Intanto la stessa riunione a Bruxelles ha dato l'approvazione ufficiale alla legge di stabilità italiana, anche qui con commento soddisfatto di Renzi via Twitter, anche se restano le perplessità e le raccomandazioni ad andare avanti con le riforme e soprattutto ad affrontare l'enorme mole del nostro debito pubblico. Sullo scenario economico europeo resta la questione Grecia. Domani a Bruxelles e ad Atene cominceranno le discussioni tecniche, cioè concrete, sulle proposte presentate all'Eurogruppo dal governo di Alexis Tsipras, che finora ha ottenuto praticamente solo di trasformare il termine troica in quello più gradevole di istituzioni, ma che deve sempre confrontarsi con i suoi creditori, BCE, Commissione Europea e Fondo Monetario Internazionale, mentre il tempo stringe e le scadenze finanziarie incombono. E c'è grande commozione in Francia per il drammatico incidente che è avvenuto in Argentina e che ha coinvolto 2 elicotteri che erano impegnati nelle riprese di un reality che andava in onda sulla principale televisione francese. Sono morti in 10, tra cui alcuni atleti di primissimo piano.
puntava sui rischi dell'avventura estrema, il reality francese Dropped, letteralmente buttati giù, per dire di come i concorrenti avrebbero dovuto cavarsela in situazioni difficili, senza mappe né cibo per raggiungere la vittoria. Ma ieri pomeriggio alle 5:15, ora locale, sulle montagne della precordigliera andina nella regione della Rioja, a più di 2000 chilometri da Buenos Aires, il reality si è trasformato nella tragedia che nessun autore né diretta avrebbe mai mostrato. 10 morti, gli equipaggi dei due elicotteri che trasportavano i concorrenti, i piloti, i cameraman. Loro appunto, i campioni, scelti per sostenere le prove estreme che la TV chiedeva. Gli sportivi che oggi la Francia sotto shock piange. Florence Artaud, 47 anni, la donna del mare, velista strepitosa, navigatrice capace di attraversare l'Atlantico in solitaria e portarsi a casa fama e gloria. Alexis Bastin, 28 anni, medaglia di bronzo a Pechino, boxeur tenace ma sfortunato, ci aveva riprovato a Londra ma puntava a Rio de Janeiro per la riscossa. E poi lei, la giovanissima nuotatrice Camille Muffat, 25 anni appena, eppure già 3 medaglie alle Olimpiadi di Londra, gran rivale della Pellegrini, una delle prime stamane a esprimere il suo dolore per questa morte così assurda. Perché ovviamente le cause ancora non si conoscono, ma le ipotesi che si fanno sono sostanzialmente due. Errore umano. Gli elicotteri, appena decollati, si sono sfiorati finendo l'uno addosso all'altro e poi sono precipitati. Oppure colpo di vento, o meglio una forte corrente ascensionale, frequente in quelle zone così impervie, capace di spostare uno dei due velivoli e farlo cadere sull'altro, a terra. La Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per omicidio volontario, ma si tratta di un atto dovuto per poter svolgere le indagini. Intanto oggi è il giorno del dolore, quello espresso ovviamente dal presidente francese Hollande e dal primo ministro Valls, ma soprattutto dall'intero mondo dello sport che piange i 3 campioni. Insomma, notizie positive arrivano invece dall'Ucraina, dove sembra che gli accordi per il cessate il fuoco stiano funzionando. È stato proprio il presidente ucraino Poroshenko a confermare questa mattina la notizia che i miliziani filoseparatisti avrebbero ritirato una quantità significativa di armi dalla linea del fronte nell'est e che lungo i 485 chilometri che compongono la linea non c'è più fuoco d'artiglieria. Armi pesanti sarebbero però ancora presenti nella zona dell'aeroporto di Donetsk, dove, ha precisato il leader ucraino, purtroppo finora i rappresentanti dell'OCSE dell'OSCE non sono riusciti ad entrare. Proprio in forza del cessate il fuoco stilato a Minsk, molti profughi stanno facendo ritorno a casa nelle regioni orientali del paese. Torniamo adesso all'Italia, perché restano valide, nonostante le direttive del ministro dell'Interno Angelino Alfano, le trascrizioni dei matrimoni dello stesso sesso avvenute da parte del sindaco di Roma, Ignazio Marino. Vediamo perché. Il ministro dell'Interno e il prefetto di Roma non potevano annullare quelle trascrizioni dei matrimoni omosessuali contratti all'estero eseguite dal sindaco Ignazio Marino. Era il 18 ottobre scorso quando il primo cittadino di Roma si affrettò a trascrivere le unioni gay. Ne registrò 16 organizzando una cerimonia collettiva in Campidoglio, un'iniziativa che non solo suscitò un mare di polemiche, ma che andava in netto contrasto con la circolare emanata appena 10 giorni prima dal ministro dell'Interno Angelino Alfano. Nel provvedimento si indicavano le direttive per i prefetti che a loro volta avrebbero dovuto invitare i sindaci a non registrare le nozze gay e nel caso lo avessero già fatto avrebbero dovuto annullarle. Circolare ignorata dal sindaco Marino. Arriviamo al 31 ottobre quando il prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro emana un decreto per annullare le trascrizioni. 2 di quelle 16 coppie omosessuali impugnano la decisione facendo ricorso al TAR. Non si fa attendere la pronuncia del Tribunale amministrativo che per le coppie gay suona come una mezza vittoria. I giudici, dopo aver esaminato la normativa nazionale e comunitaria, hanno stabilito che secondo le norme vigenti non è possibile celebrare in Italia matrimoni tra persone dello stesso sesso che di conseguenza non possono essere trascritti nel registro delle unioni civili neppure quando siano stati celebrati all'estero. Ma aggiungono, ed è questo il punto fondamentale, che l'annullamento delle trascrizioni
trascrizioni di matrimoni di questo genere celebrati all'estero può essere solo disposto dall'autorità giudiziaria ordinaria. Né il ministro dell'interno e quindi nemmeno le prefetture hanno il potere per intervenire direttamente. Le trascrizioni dei matrimoni gay autorizzate dai sindaci rimangono pertanto valide fino a quando qualcuno eventualmente chiederà al giudice civile di pronunciarsi sul merito. Un cavillo giudiziario dunque che il ministro dell'interno commenta così. Allora, siccome in Italia non esiste né il federalismo matrimoniale né anche il turismo nuziale, non esiste che due persone per eludere un divieto della legge italiana vadano all'estero, si vadano a sposare, poi siccome c'è il federalismo matrimoniale beccano un sindaco che la pensa come loro e se lo fanno trascrivere. Quindi questo è vietato. Siamo allo sport con il campionato di calcio che ieri ha probabilmente segnato l'allungo decisivo della Juventus verso lo scudetto, il quarto consecutivo. Una vittoria sofferta per nulla semplice, a dimostrazione che le scorie di una stagione lunga ed intensa iniziano a farsi sentire. La Juventus, seppure con qualche difficoltà in attesa, ha battuto il Sassuolo, centrando l'obiettivo che ora le permetterà di allentare l'attenzione sul campionato per canalizzare le proprie energie psicofisiche sulla trasferta di Champions del 18 marzo a Dortmund. La vittoria dei bianconeri è maturata nel finale di una partita che ha confermato il momento non particolarmente brillante sul piano fisico della squadra di Allegri, difficoltà accentuate dall'interpretazione della gara fornita da un ottimo Sassuolo che, secondo consuetudine, ha rinunciato ad alzare le barricate accettando di giocarsi la partita a viso aperto. Il gol che è valso l'allungo probabilmente decisivo in classifica è arrivato, come detto, nei minuti finali grazie all'ennesima perla di Pogba. L'acuto del francese, ammonito, già diffidato e dunque assente nella prossima trasferta di Palermo, consente alla Juventus di segnare a 12 giornate dal termine un distacco di 11 punti nei confronti della Roma. Una Roma che ora, per preservare il secondo posto, dovrà guardarsi attentamente le spalle non solo dal Napoli ma anche da una Lazio in arrembante rimonta. Gli uomini di Pioli ieri sera all'Olimpico hanno fornito una prestazione straripante fermando la Fiorentina imbattuta dal 6 gennaio scorso con un 4-0 che va addirittura stretto ai biancocelesti. Trascinata da un super Felipe Anderson che ha oscurato la stella di Salah e da un eccellente Biglia, autore dello splendido gol del vantaggio, la Lazio avrebbe potuto dilagare già nel primo tempo. Gli interventi di Neto hanno consentito alla formazione di Montella di limitare i danni per i primi 45 minuti, salvo poi doversi arrendere nella ripresa di fronte al rigore di Candreva e alla doppietta di Miro Klose. I biancocelesti appaiono al terzo posto, il Napoli prossimo avversario anche in semifinale di Coppa Italia. La Fiorentina invece, stressata da un inizio d'anno intenso e proficuo, frena bruscamente a 3 giorni dall'andata degli ottavi di Europa League contro la Roma al Franchi. L'occasione sarà importante per comprendere se lo scivolone di ieri sia stato o meno un semplice incidente di percorso. Ci fermiamo per qualche minuto, tra poco vedremo insieme se ci sono delle notizie di aggiornamento. Bentornati in studio, allora sono le 14 in punto, non ci sono aggiornamenti importanti, però rimanete con noi perché molte altre notizie le troverete tra pochissimo in TG Cronache con Caterina Bizzarri. Si tornerà anche a parlare del drammatico incidente in Argentina che ha coinvolto e ucciso alcuni atleti di primissimo piano francesi. Grazie per essere stati con noi, arrivederci, a domani.